Ciao a tutti, continuiamo con l'altro progetto Lego ambientato in Giappone. Oggi costruiremo una macchinina giapponese, questa Nissan GT-R Nismo, mi pare si chiami, 299 pezzi. Ora vediamo cosa c'è dentro. C'è un bel malloppino di istruzioni. E questa volta non c'è bisogno dell'app perché ci sono proprio, insomma, tutte le istruzioni vere. È possibile comunque scaricare l'app se uno volesse le istruzioni in 3D scansionando il QR code, però insomma siamo un po' all'antica, la monteremo senza istruzioni digitali. Ecco, da qui si sta aprendo la scatola. Qui c'è la base della macchinina. Il sacchetto numero 2, il sacchetto numero 1 col quale cominceremo a costruirla, ma siamo sicuri che non ci sia altro. Infatti ci sono gli adesivi, che sarà la parte più Sì, gli difficile, adesivi. sarà appiccicare Si gli chiamano adesivi, ma ci aiuterà gli l'alice, quindi andiamo a montare. adesivi. Ecco, abbiamo montato il contenuto del primo sacchetto. È stato, insomma, abbastanza facile. La cosa più complicata sono attaccare gli adesivi, che ci vuole parecchia precisione, sono un po' più piccoli del pezzo su cui vanno appiccicati, per cui c'è il rischio di metterli storti. Quello che vedete sopra è un omino, che oggi si chiamano mini figures o qualcosa del genere. Come peculiarità ha, diciamo, i capelli rimovibili, e quindi si può metterci al suo posto il casco. Poi c'è una chiave inglese e questo è il suo abitacolo. Le portiere non si aprono, però forse si aprirà da sopra. E qui di particolare c'è la levettina del cambio e lo sterzo che gira. Sembra proprio una bella macchinina, è divertente da montare. Sì, Alice, cos'è questa? Manca solo la seconda parte. Ora il nostro omino con la sua chiave inglese procederà a montarla. Ed ecco la macchinina completata, vi faccio vedere le feature più carine. I fari si muovono, anche quelli di dietro. L'alettone non si muove, però è un po' instabile. Ora lo rimettiamo al suo posto. Ecco, si è appena rotta, anche è un po' delicata effettivamente. Anche un'altra parte mobile, che sono anche un po' cieco, comunque riesco a rimontarla. Eccola qua. Poi il pilota l'abbiamo messo dentro, il tetto non è proprio apribile, cioè è staccabile, e oltre al suo casco qua dentro ci sono i quattro cerchioni di scorta, perché si possono usare questi oppure questi qua, che sono a stella. Forse la cosa più bellina che si muove è questa parte qui dentro. Ci ho messo la chiave inglese. E quindi niente, la macchina secondo me è molto molto carina, però ribadisco una cosa che non mi piace tanto, sarà che io non sono tanto bravo a mettere, sono gli adesivi, perché essendo più piccoli del pezzo è facile metterli un po' storti, poi uno può provare a staccarli e riattaccarli, però insomma si sciupano. Va bene, questo era il nostro primo pezzo della collezione Lego Giappone, c'è, cioè, il primo pezzo che non sia Super Mario. Poi stiamo costruendo un grande scenario giapponese che poi prenderà vita. E quindi, insomma, a presto con gli altri video Lego, ma non solo, perché insomma facciamo video un po' di tutto, quindi guardate il nostro canale.